Il maestro Carrisi e l'ex moglie in giro a fare concerti, la Lecciso in pianta stabile e Cellino San Marco. Dopo aver trascorso il Natale con Loredana Lecciso, Albano ha realizzato una serie di concerti insieme all'ex moglie Romina Power. Addirittura la storica coppia ha trascorso la notte di San Silvestro insieme cantando sotto la neve in una cittadina della Polonia. E mentre i due artisti continuano la loro tournée, l'ex soubrette salentina fa la padrona di casa nella tenuta del Carrisi a Cellino San Marco. A testimoniarlo sono i numerosi scatti postati sul suo profilo Instagram. Loredana Lecciso abita nella tenuta a Cellino San Marco, ecco il perché. Alcune ore fa, infatti, Loredana Lecciso ha pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia della sorella gemella Raffaella. Nella localizzazione che spunta sopra il post, spunta la dicitura tenute Albano, quindi la conferma che la salentina si trova ancora a Cellino San Marco. Per quale motivo l'ex soubrette non è tornato nel suo attico a Lecce? Il maestro Carrisi le ha dato la possibilità di trasferirsi di nuovo a casa sua? A quanto pare nulla di tutto questo, ma si trova lì per stare accanto alla figlia Jasmine. Albano Jr., invece, è in compagnia del padre come testimoniano le foto messe sui loro rispettivi social. Romina Power e il regalo di compleanno per l'ex suocera Yolanda Ottino. In occasione del 96esimo compleanno della signora Yolanda Ottino, la madre di Albano, Romina Power ha deciso di fare un regalo all'ex suocera. Nello specifico la cantante statunitense ha postato uno scatto sul suo Instagram in cui si vede la diretta interessata con l'anziana donna che si abbracciano. A corredo della foto un messaggio di auguri per la persona più importante della vita di Albano Carrisi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.